fa bene dunque il direttore. Ecco la guida di La Reina. Allora, era primatista italiana dei 400 finché non è arrivata il ciclone Libagna Grenot. È un annetto che fa gli 800 metri. Sì, è migliorata molto quest'anno, lei ha ricordato bene, il 51-18 del primato italiano. Sarà un compito difficile, una scelta coraggiosa, Francesco Panetta, vero? È una scelta coraggiosa, ma è una scelta giusta. Sì. Perché io credo che poi alla fine uno debba anche cercare appunto di volersi migliorare e spazi nuovi. A me piace poi quando alla fine si riesce a ragionare in questi termini. Quindi io credo che sia stata una scelta veramente saggia, lei non può fare altro che migliorare in questa specialità. Ha deciso poco fa di dedicarsi agli 800 metri dopo il 2:01:26 recente, lasciando il 400, portandosi su questi 800, passano le prime tre, tempi 6 da recuperare, questa è l'ultima, l'ultimo tempo utile, 2 minuti, 4 secondi, 26 centesimi, nettamente la portata dell'italiana, che speriamo non abbia bisogno dei tempi di recupero. Abbiamo visto poco fa Potakova, la primatista del mondo, sì, campionessa olimpica e soprattutto l'atleta ceca. I tedeschi hanno preparato, e le tedesche soprattutto nel settore dei lanci. Seguiamo questa batteria degli 800, allora, però Merlino Coro anche aveva dimenticato il bronzo mondiale nella 4x400 con la Gran Bretagna. Vediamo subito Zulia Calatayud, lei che è una splendida atleta, questa cubana, campionessa mondiale ad Helsinki, finalista olimpica a Sydney ad Atene. Su Zulia Calatayud poi ho una curiosità legata a Fabrizio Mori. Vediamo dopo, intanto questa vedete in ultima posizione, Daniele Reina ha il sesto tempo tra le partenti nella stagione, sono 7 le atlete, dunque compito difficile entrare nel primo tre, bisogna cambiare il ritmo poi ai 600 metri. Calatayud, Benassi, Kliuka, ultima Daniele Reina, però è una posizione in cui potrebbe, perché è abbastanza esterna, in cui può cercare delle traiettorie per farsi un po' più avanti. Benassi, argento a Helsinki 2005 nel mondiale, 1:02:09, è un passaggio anche giusto per Daniele Reina. Calatayud quindi ai 400 metri 1:02:09, vediamo come sarà l'ultimo giro. Calatayud rimane lì, non ci sono variazioni per chi qui di ritmo. Benassi dietro e poi, come detto, Svetlana Kliuka, la vice campionessa. Deve attaccarsi subito perché ha ritardato un pochettino per non correre troppo esterno in curva. Sì, esattamente, anche perché adesso ha perso un po' di contatto, è stata sfortunata. Versione di ritmo adesso c'è. Zulia Calatayud da quarta perché l'ha danneggiata anche la caduta. Del... Sì, molto. L'ha danneggiata perché perde contatto, però lì davanti hai Okoro, Benassi, che ora va, Kliuka e Zulia Calatayud. L'attacco esterno di Merlin Okoro al termine della curva, questa è una linea anche difficile per l'attacco, quindi bisogna averne. Benassi, Calatayud per la parte finale, Okoro prima di Kliuka. Dovrebbero essere queste le prime tre, con Calatayud addirittura che vuole prendersi più posto. È un bel ritorno della Calatayud comunque, è una bella la Calatayud, probabilmente dopo qualche c'è anno Fabrizio di difficoltà Mori? È riuscita sono, a rientrare. Marco. Guarda, la curiosità su Zulia Calatayud, vediamo Daniele Reina. Credo Daniele Reina si è attardata molto nel finale, siamo 2:05 e qualcosa ufficioso, ha perso gli ultimi 100 metri proprio secondi importanti, in difficoltà, aspettiamo. Perché la Calatayud è allenata da Faustino Hernandez Capote, sì, che è lo stesso allenatore di Daimi Pernia, che vinse 400 ostacoli, che vinse nel 99 con te a Siviglia, esatto. Cioè lei vinse il femminile e tu chiaramente il maschile, è diciamo così insomma la ragazza della finestra davanti rispetto a quelli che sono state la tua vittoria mondiale, no? Sì, era un bel vedere, nella finestra davanti direi. No, comunque sia una grande atleta, grande... Daniela Reina, Daniela. Allora, mi diceva Daniela che la caduta ha disturbato anche lei mentre correva, è andata vicino. Sì, purtroppo la ragazza che è caduta mi ha toccato, quindi quando perdi un appoggio, soprattutto negli otto, non riesci a recuperare bene, perdi il passo, quindi fatichi molto di più. Infatti sei rimasta un po' troppo attardata sulla fase finale. Non sono riuscita a partire con le altre, sentivo le gambe bene, quindi poi passare un turno non era impossibile questa volta. E quindi è un peccato però. Ecco, rivediamola insieme questa caduta così. Sì. E quindi quando è così ormai perdo il treno e quindi resti dietro, dopo è difficile recuperare. Sono tutte atlete molto forti, quindi è stata una buona esperienza, spero di far bene con la staffetta. La staffetta vi siete caricate un po', rilanciamo un po' queste attese da staffetta.
Sì, siamo tutte e quattro molto bene, siamo venute qua per fare una grande gara e magari per migliorare il nostro personale di quest'anno. Ricordaci chi sarete tu? Io, Libania, Marta Milani e Enrica Spacca. Bene ragazze, preparatevi bene. Ciao. Grazie, ciao. Solo per dire 2:06:30 il tempo non pronunciabile per Daniela Reina, 32esima nel contesto, 7 posizioni fuori, l'ultimo tempo utile gli è entrato 2:03:89. La Semenia a fare una cosa straordinaria, a 100 rimanere metri dalla fine, rimanere in piedi e arrivare lì davanti, ha fatto ancora 31 gli ultimi 200, quindi a 200 metri dalla fine, a 300 metri dalla fine, in piena volata, se ti toccano, recuperare non è facile e sicuramente la Reina è stata danneggiata in questo. Francesco, io credo che sia stata danneggiata, ma sia stata da un lato molto sfortunata, però quando è arrivata ai 400, a metà della prima, a metà della curva, cioè tra i 4 e i 5, si era allargata per passare la ragazza che poi è caduta, ha titubato un attimo in quel momento, le altre sono, è veramente questione di fortuna. D'altronde magari ha titubato perché era in curva, non voleva fare qualche centimetro in più, sta a sorpassare all'esterno e quindi la fatalità.